Luna. Martedì 18 aprile 2017, ancora buongiorno a tutti quanti voi, un altro appuntamento con le stelle di Azus, questo è il programma in corso in questo momento sui canali dedicati a Cartomanti Europei. Cartomanti Europei, grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione, in maniera particolare però alla cartomanzia telefonica, tanti gli aspetti dell'arte della divinazione che vengono curati costantemente giorno dopo giorno, ne siamo noi un esempio, no? Quelli dell'oroscopo, quelli delle stelle di Azus. Però Cartomanti Europei è soprattutto un grande centro, tra i più grandi, più importanti e soprattutto tra i più seguiti, grande centro, dicevo, di cartomanzia telefonica, anche tra i più seguiti in Italia e in Europa. Quindi, insomma, come dire, l'invito è quello di andare sul nostro sito internet www.cartomantieuropei.com, guardare un pochino più da vicino, non so, le schede dei nostri cartomanti, l'organizzazione e tutto il resto. Già dal sito vi rendete conto di quale pasta siamo fatti, eh? E poi, se non potete navigare, fatevi una chiacchierata col nostro centralino, anche loro molto bravi a darvi tutte le spiegazioni del caso. Fatela, no? La prova una volta, anche per esperienza personale, anche per poterlo raccontare al vicino o alla vicina di casa. Ma sai che ho sentito quelli di Cartomanti Europei? Ma sai che è stata un'esperienza gradevole e stuzzicante? E poi deciderete voi cosa fare poi in seguito. www.cartomantieuropei.com. E noi invece parliamo del Sagittario. Per il segno del Sagittario, giornata positiva, soprattutto se dovete trattare affari economici, lavorativi, professionali. Questa è una luna che può portare una bellissima soddisfazione, anche perché voi avrete sempre l'intuizione giusta. Fidatevi anche un po' del vostro sesto senso in questa giornata. Certo, l'amore lascia un po' a desiderare in questo momento e anche sotto questa luna. Una luna un po' monotona, non è certo la luna ideale per voi. Però, insomma, dovete sapervi accontentare anche di quello che il partner è capace di darvi in questo momento. Il Capricorno. Per il Capricorno, giornata meravigliosa, bellissima luna. Nel vostro segno, vicino a Plutone, grande sensualità, passionalità nelle coppie vecchie e nuove, possibilità di fare nuovi incontri, l'amore, grande protagonista. Incontri che avvengono anche casualmente, anche non so, sui social network può arrivare un invito, un ammiccamento o tramite il vostro telefonino, il vostro WhatsApp, magari avete dato così, anche per gioco, quel numero a quella persona, il vostro numero a quella persona che, tac, magari è pronta anche a chiamarvi e a farsi sentire. Insomma, una giornata molto bella questa per voi, anche per il lavoro che dà grandi opportunità e soprattutto soddisfazioni. Per l'Acquario. Per l'Acquario, giornata un po' in sordina pasquale, quindi non dico proprio negativa, però insomma tendente al negativo, ecco, diciamo così. Marte porta problemi purtroppo in questa posizione e oggi è uno di quei giorni in cui questi problemi vengono a galla, emergono, no? Contrattempi in famiglia, contrattempi sul lavoro, appuntamenti che saltano all'ultimo momento, spese impreviste, insomma terminerete la giornata affaticati e anche un po' imbronciati, devo dire, eh? E poi i pesci. Eh sì, i pesciolini, per concludere il nostro cerchio zodiacale, giornata positiva per voi amici dei pesci, bella luna. È una luna dinamica, una luna attiva, è una luna che vi mette in contatto con un sacco di persone che possono essere importanti per il lavoro, per il tempo libero, per l'amore. L'amore è il protagonista assoluto di queste giornate, con una splendida Venere nel vostro segno. Attenzione, perché se dovete conquistare una persona, fatelo subito. Tra qualche giorno Marte renderà le cose molto più